Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video unboxing e tutorial dove andremo a creare una card per Halloween. E questo video è in collaborazione col sito In Love Art Shop. Mi hanno contattata, mi hanno offerto di acquistare dei prodotti sul loro sito che io ho scelto e che ora vado a mostrarvi. E li ringrazio appunto per avermi mandato ancora dei loro prodotti. È già la terza collaborazione che faccio con loro, per cui sono felicissima. Vi ricordo che nell'info box trovate il link a questi prodotti e troverete anche un codice sconto del 20%, mi raccomando 20%, che potrete utilizzare sul sito acquistando i prodotti. Ve lo consiglio perché ci sono tante cose per la creatività, per lo scrapbooking, che costano veramente poco. E poi avete anche lo sconto del 20%, quindi benvengano gli acquisti compulsivi. Allora, andiamo subito ad aprire e vi mostro che cosa ho scelto. Allora, ho scelto questa fustella. Allora, questa è a tema natalizio, quindi la useremo sicuramente più avanti. È una fustella che si usa con la Big Shot oppure con delle macchine simili. Vi ricordo anche che sul sito di In Love Art Shop trovate appunto una macchina simile alla Big Shot che costa un po' di meno. E niente, questa qui serve per realizzare una calza a tema natalizia. Più avanti magari faremo una card o una tag da attaccare ai pacchetti di Natale. Poi ho scelto quest'altra fustella per fare i tag. Adesso le vedete tutte insieme perché sono attaccate, ma poi ovviamente si staccano e si possono fare 3 tag di grandezze diverse. Tag a forma di bandierina, ha anche i buchi, quindi poi si può far passare il nastrino e chiudere appunto i pacchetti. Poi terza fustella, questa è a tema Halloween ed è veramente stupenda perché abbiamo questa bellissima streghetta, la streghetta con la scopa, e qui abbiamo una scritta. Questa andiamo ad utilizzarla per fare la card, quindi la lascio qui aperta perché poi la utilizzeremo. E infine l'ultimo prodotto che ho scelto è questo clear stamp con la fustella in abbinato. È molto carino anche per quello, perché oltre ai clear stamp ci sono anche le fustelle in coordinato. Allora, il clear stamp sempre a tema Halloween, vediamo se riesco, ok, così lo vedete bene, bellissimo. E poi ovviamente c'è la sua fustella, quindi per andare a ritagliare tutti i vari personaggi. Bene, io adesso direi di prendere cartoncini, Big Shot, pennarelli e iniziare a creare la nostra card di Halloween. Allora, prima di andare con la Big Shot facciamo le timbrate che poi coloreremo e appunto taglieremo con le sue fustelle. Allora, vediamo un po', scegliamo, visto che utilizzerò questa di fustella, voglio fare qualcosa di più piccolino da colorare e io ci aggiungerei, metterei questo che è il micetto e il cagnolino, farei questi due, quindi andiamo a inchiostrare, facciamo la timbrata. Perfetto, pulisco subito i timbrini perché appunto è lo stasone quello indelebile, se no non vengono più puliti. E poi, visto che sto già inchiostrando, allora questo sarà il biglietto e andiamo a fare la scritta Happy Halloween, quindi guardate che bella. Ok, mettiamo, questa è la scritta bellissima, mettiamolo un attimo da parte e vediamo le fustelle del gatto e del cane. Allora, una è questa e
l'altra del gatto, vediamo, dovrebbe essere, no, questa è questa qui, eccola, questa qua, per fare le fustellate giuste prendiamo un pezzo di washi tape. Un pezzo di washi, altrimenti non riusciamo a farlo bene. Ok, questa invece mi sono sbagliata, perché adesso mi sono accorta che non è la fustella giusta, ma no, neanche questa. Eccolo qua, è questo, ho sbagliato a prenderla. E stessa cosa, mettiamo il washi per fermare. Questo lavoro si fa solo quando bisogna fustellare le timbrate, eh? Bisogna preparare il sandwich. Allora, mettiamo la piattaforma, quella più grossa, l'adattatore, il tappetino da taglio, mettiamo, va messa la fustella col cartone, quindi va messo in questo modo, l'altro tappetino da taglio, e la facciamo passare, nella BigShot. Ok, e dovremmo avere le nostre figure tagliate. Adesso andiamo subito a vedere. Allora, togliamo, vedete, eccoci qua, washi tape, quindi questo è uno ed è uscito molto bene, e questo è il secondo, anche questo è uscito perfetto. Adesso invece facciamo la stessa cosa, quindi rifacciamo il nostro sandwich, mettiamo la fustella, io faccio anche la scritta già che ci sono, utilizzo il cartone nero. Ok, allora adesso mi fermo un attimino, tolgo le figure dalla fustella e ci rivediamo per l'assemblaggio della card. Ora passo alla colorazione e utilizzerò i pennarelli, quelli a base alcolica. Come potete vedere, con questi pennarelli ci si può passare sopra, fare varie sfumature, e guardate, sembrano addirittura stampati, non sembrano neanche colorati a mano. Ora io direi a questo punto di andare a comporre la nostra card. Utilizzo una colla per scrapbooking che è molto resistente ed è la Dovecraft. Ha il beccuccio sottile, per cui si riesce anche a fare i particolari più piccoli.
Abbiamo poi la scritta Sweet and Spooky, che è venuta davvero benissimo. Qui abbiamo la scritta Happy Halloween e ho deciso di attaccare la figura che abbiamo ritagliato con il nastro biadesivo spessorato per dare un po' di volume alla nostra card. La stessa cosa la vado a fare anche sulla copertina con l'altro personaggio, quindi sempre biadesivo spessorato per dare volume alla card. Infine ho deciso di dare qualche tocco di glitter con la colla glitterata color arancione. Questa è la card che ho realizzato con le cose che gentilmente mi ha mandato in Love Art Shop. Molto carina, all'interno abbiamo la timbrata e niente. Fatemi sapere se vi è piaciuta, lasciatemi tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, ricordatevi che nell'info box trovate il link di tutti i prodotti e trovate anche il codice sconto, mi raccomando. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!